Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, buongiorno, buona domenica a tutte e a tutti, sperando che stavolta si veda quello che devo fare perché non è stata un'impresa facile trovare il posto dove mettervi e soprattutto come inquadrare ciò che devo fare, quindi speriamo che sia bene, perché sperando che l'inquadratura sia bene, sia perfetta. Perché non ne ho idea, veramente. Guardate, ragazze. Quindi adesso mi metto all'opera e metto a lavare i piatti. Chissà cosa ne uscirà fuori. Aiuto. Vabbè, no comment. No comment. Vabbè. Vi avviso già che non so se taglierò il video o meno, ma ci provo. Eccomi qua, allora. Sto cercando la pasticcera, sono attenti, non so se faccio un video, però almeno provo a fare questa prova, questo tentativo di lavare i piatti con lui. Non ne ho idea di quando la tiro fuori, ma vabbè. Non darvi le spalle che non sia vero giusto. Dobbiamo lavare i piatti insieme, se riesco a inquadrarmi bene. Come lo cancello, quindi diciamo adesso il mio. Ok. Allora. C'è un sacco di piatti qui da lavare che non avete idea, guardate. Allora, questo non si vede proprio prendere la medicina, vabbè. Medicina per stare calma, mi sono dimenticata di prendermi, ragazze, ma lasciamo perdere il vino. Come al solito uso questo del Despar al limone, molto buono, mi piace un casino. Insomma, per dire un casino è una parola grossa. Perché? Perché ora vi spiego. Mi secca le mani, ma io non voglio mettermi guanti, quindi faccio di testaccia mia. E di conseguenza mi tocca lavarmi le mani e come dire, incremarmele con la giusta crema buona. Ecco qua, questo è il mio sapone. Detersivo, no, sapone, detersivo piatti del Despar, vedete? Ecco qua. Ora ne metto un bel po', se no non ha senso. E lavo i piatti. Già sono pochini, già, mamma mia, sono troppi. Ma ormai me ne ho fatto l'abitudine. Ci ho fatto l'abitudine.
Sto lavando le forchette. Vedete, questa cos'è una forchetta? Vedete? Sì, una forchetta. Lavando le posate, sto lavando. Così almeno è tutto più pulito. Ho un pulito al collo che non potete neanche immaginare, sembra un gatto che si sta lavando. Già. Sembra un gattino che si sta lavando quando mi lavo il collo. Vabbè, no comment. Quando devo lavare i piatti mi arriva di colpo. E la bella che non posso trattare come voglio io. Guardate un attimo che c'è. La bella che aspettate un secondo che mi devo grattare il collo. Ho un fastidio che non, viene bene, non mi viene bene, niente bene. Le facce della colazione. Ho capito? Sto facendo spugna. Prendo gli infusi e anche il tè. Me l'ho rilavata una volta oggi. Sì, due volte dico perché ci ho bevuto due volte, sia ieri sera che stamane. Ai, ai.
venuto a cenare mio zio. E abbiamo mangiato una pasta buonissima. Anzi, ho mangiato di nuovo le patatine fritte, già ve l'ho detto. E ve lo confermo. E poi, ovviamente, mio zio si è mangiato la pasta al sugo. Buonissima. Pasta al ragù. Buonissima la pasta al ragù. Troppo buona. Sto lavando un tegame, ragazzi, capito? Sto lavando un tegame, qua non si vede, però mi sono dimessa apposta qua per farvi vedere come sto lavando, per non mettermi di spalle, che è sempre meglio. E nulla, mi dovremmo un po' avvicinare, adesso non vedete niente, aspettate. Ok, no, così no, non va bene. Vabbè, niente. L'inquadratura non è delle migliori, già me lo sento rimproverate. Allora, un attimo. Allora, rieccomi. Mi vedete tagliato, ma tanto non sono vedere la ragione, che la mia. È noioso, ma questo faccio e questo devo fare. Allora, cos'altro devo fare qui? Devo fare quest'altro. Pentola, come potete ben vedere, sto lavando la pentola, è tutta sporca, non può più. Ci va bene perché il sole non è tanto, la giornata è bella ma il sole è quello che è. Purtroppo la ring light mi si è rotta, ragazzi, si è rotta la ring light, mi si è rotta, quindi ecco perché sto registrando senza ring light, ma va bene lo stesso. Allora, di qua c'è quest'altra da lavare, c'è quest'altra da lavare. Mamma mia, quanta roba da lavare, ne avete idea voi?
essere pulita, si è pulita. Aspettate un secondo, si è pulita. Basta che non le cade. C'ho un po' paura a fare danni, quindi è già ve lo dico. Sto lavando un mestolo forato, vedete? Sto lavando un mestolo forato perché l'ho usato per fare la pasta e anche per condire la pasta, per condirla bene bene al nostro buon ragù fatto da me e da mia nonna soprattutto. È uscito di una squisitezza che non fa venire mal di stomaco almeno quando mangio il ragù fatto da me con mia nonna. Penso proprio di sì, pulitissimo, sì, pulito. Lo metto di qui, posso andare a un bel vedere, ma pazienza. Allora, faccio qui. No, questo deve stare da questa parte. Mamma mia. Dovrebbe essere abbastanza pulito adesso, abbastanza pulito, pulitissimo. Se non è pulito un cavolo, no, ah, no, si sta registrando.
talmente scomoda che non mi viene bene nessuno. Non prendere calorese, non fare calorese, se no non si capisce nel video. Hai capito? Hai compreso, no? Mi hai sentito? Se fai le calorese non si capisce nulla. Italiano, prego. Anche la spugna bene, già la fatti e viene. L'ho fatto, oramai l'ho pulita bene, dai. Ormai l'ho pulita abbastanza bene, direi. Ma sta cominciando a fare? Mm? Cioè, sta accendendo, no? Ah, sì. Non c'è più niente qua, va bene. Cosa? Nulla, sto pensando tra me e me, con i miei iscritti. Non c'è altro nulla da lavare, a posto. Allora, qui ho finito. E ora sporto il lavandino. Tanto poi rilavo dopo. Mi tocca sempre fare così. Oggi penso che mi riposerò, cari miei. Perché devo anche un po' ricordare come si sa che sia detta tutti in guerra, eh? C'è la messa detta tutti in guerra. Ah sì sì sì, e c'è un bambino, il fratello di mia mamma e il fratello di mio padre. Tutti i tazzi della colazione ti ho lavato, compresi quelli della cena di ieri con zio in succiuveggio, con zio in succiovello. Magari chiamali lì così, può venire, che c'è? Oh, sì, sì, va bene. È sempre mangiata assì. Cosa? C'è sempre mangiata assì. Ma... Ok. Ci ha messo 26 minuti di video, vabbè, non ho parole, vabbè. Taglierò qualcosa se non riesco, vabbè. Ok, aspettate un attimo. Allora, ciao, al prossimo video e grazie ancora dell'ascolto. Ciao ragazze, un bacio, aspettate, mi metto alla luce perché qua sono di spalle. E niente, ci vediamo al prossimo video. Buona domenica a tutte e a tutti. Grazie ancora. Ciao, a presto, un bacio.